sono il dottor Remo Coccia, sono un pedagogista e oggi farò un intervento relativamente alla condizione dell'infanzia ai tempi del Covid. Sicuramente il tema dell'infanzia, così come quello della famiglia, non è stato trattato a dovere dalle nostre istituzioni se non in termini di contenimento, ovvero dove mettiamo i bambini se i genitori devono tornare a lavorare. Invece non sono state affrontate tematiche psicologiche e i risvolti psicopedagogici e anche patologici che il lockdown, i periodi di lockdown e la situazione generale hanno sicuramente influenzato i bambini, non solo i bambini piccoli ma anche gli adolescenti. In questo periodo, almeno dalle ricerche che ho potuto consultare, si è avuto un grave assottigliamento fra il mondo online e il mondo offline, ovvero fra il mondo reale e il mondo virtuale, costringendo e inducendo i bambini a richiudersi in maniera molto radicale all'interno del mondo virtuale, con una separazione e una discrepanza fra quelle che sono naturalmente le attitudini dei bambini, cioè quello di muoversi, relazionarsi con i pari, giocare, correre e quant'altro. E questo addirittura ha portato in alcuni casi a quadruplicare quella che si chiama la pubertà precoce, ovvero se nel 2019 ad esempio in Italia si contavano circa 90-98 bambini che a 8-9 anni entravano in pubertà, nell'anno 2020 questo numero si è quadruplicato, arrivando fino a sopra i 300. Non è un dato preoccupante per il momento, ma sicuramente se le condizioni continueranno a essere queste, dovremmo affrontare la tematica infanzia e la tematica famiglia in maniera molto più incisiva e molto più diretta. Infatti in questo periodo purtroppo, invece di aver portato alla ribalta del dibattito pubblico la condizione famiglia, la condizione infanzia, di queste tematiche se ne è parlato solo a livello marginale, ovvero come organizzare le DAD per non far perdere la scuola ai bambini, ma soprattutto come impegnare i bambini quando i genitori sono al lavoro. Per cui si è arrivati a una situazione di distrazione di massa, cioè il dibattito pubblico si sta direzionando verso tutt'altro.